È appena il 10 agosto e già sono stressato. Già sono stressato. Siamo dovuti arrivare ai rigori per passare il turno. Grazie a Meret. Stasera a Meret non possiamo dire nulla. Due rigori parati, ci ha salvato il Popò e ci permette di andare ai sedicesimi. Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti nella prima post partita ufficiale di questa stagione. Napoli-Modena 0-0, passiamo ai calci di rigore. Diciamo che non c'è molto di nuovo da dire rispetto a quello che abbiamo detto finora. Direi di cominciare dalla formazione. La formazione, bene o male, è quella che abbiamo visto durante le amichevoli. L'unica cosa che mi sarei aspettato di vedere stasera era Caprile titolare, perché dici no, Meret è il titolare, Caprile allora in teoria fa il portiere di coppa, e invece a quanto pare non sarà così. A posteriori dico bene che ha giocato Meret perché ci ha salvato dai calci di rigori. Per il resto, ragazzi, la partita di oggi ci ha praticamente confermato per l'ennesima volta che la squadra deve essere urgentemente completata, perché stasera proprio abbiamo visto una difficoltà proprio pesante di andare a concludere nell'area piccola avversaria. Stasera abbiamo giocato senza il centravanti perché Raspadori ha provato, ma quasi impercettibile come centravanti. Abbiamo giocato senza l'esterno destro di centrocampo. Abbiamo giocato con una mediana che a livello di, diciamo, di pericolosità offensiva poco o niente. Sì, Lobotka ha fatto un tiro da fuori area nel finale, però tolto quello, diciamo che questa coppia Lobotka chissà non è proprio il massimo, almeno dal punto di vista offensivo. Abbiamo giocato con un Buongiorno messo a braccetto sinistro, perché oggi devi giocare così, perché non abbiamo appunto l'esterno destro. Abbiamo giocato con una formazione piena di giocatori adattati e abbondantemente incompleta, e lo sapevamo benissimo. Ragazzi, diciamo che il copione era quello che ci aspettavamo, cioè il Modena sta dietro, chiude tutti gli spazi, tutti bassi, compatti, con il loro bellissimo 4-5-1 che diventava praticamente una difesa a 6, difendevano a 6, più i tre centrocampisti dentro l'area di rigore, quindi proprio più del catenaccio, siamo arrivati a un livello superiore e hanno provato a farci male tramite le transizioni, tramite i contropiedi. E ragazzi, sui contropiedi la maggior parte delle volte ci hanno fatto del male, cioè noi ridendo e scherzando a fine primo tempo rischiavamo di andare sotto, perché il Modena nel primo tempo fa due contropiedi, la prima volta per fortuna nostra tira in faccia a Meret, la seconda volta prendono la traversa, cioè loro due volte hanno provato a fare il contropiede e tutte e due le volte hanno rischiato di andare sopra nel punteggio. Poi nel secondo tempo aumentiamo un po' i giri del motore. Nel primo tempo sta palla girava un po' lenta, però vabbè, lo sapevamo, cioè non potevamo aspettarci una partita clamorosa al 10 di agosto con il ritiro da poco finito, cioè era prevedibile una partita comunque abbastanza moscia nei ritmi con questa palla che girava non proprio velocissima. Comunque nel secondo tempo aumentiamo un po' il giro del motore, il Napoli attacca un po' di più, però ragazzi, nell'area offensiva, cioè negli ultimi 16 metri, poco o niente. Io tra l'altro ho visto anche un'area, diciamo, l'area di rigore la riempiva molto, troppo poco secondo me. Cioè, delle volte erano soltanto Raspadori e per esempio Kvara. Certe volte c'erano tre giocatori che riempivano l'area, certe volte rarissimamente ne ho visti quattro. Cioè, ho visto troppo poco attacco all'area di rigore avversaria e ripeto, dal punto di vista diciamo della rifinitura, quando non hai il centravanti dentro l'area difficilmente puoi fare qualcosa, specialmente quando di fronte c'è una squadra che sa chiudere bene gli spazi, sa difendere, sa mettersi bassa, non ti concede la profondità. Io diciamo che a fine primo tempo
magari un'opzione poteva essere, che ne so, metti un centravanti di peso, che ne so, tipo Khedira, che magari sui colpi di testa ti può essere d'aiuto, te la giocavi sui cross, sui duelli aerei, non lo so, però fatto sta che tu questa partita l'hai giocata con una rosa incompleta e questa rosa incompleta ha rischiato di farti compromettere la competizione, perché ragazzi noi siamo arrivati ai rigori e ai rigori potevamo tranquillamente uscire. Piccola parentesi sui rigori, ora Conte è arrivato e siamo tutti contenti, però ragazzi, cioè io ve lo dico, ma non è che Conte è inattaccabile, eh? Io sinceramente il cambio che di Napolitano non l'ho capito, perché tu a 4 minuti dai rigori non trovo il senso di togliere Politano, che possiamo dirgli tante cose, ma sui rigori è una delle poche certezze che abbiamo in rosa, ok? Tu a 4 minuti dai rigori me lo togli per mettere Khedira che poi sbaglia il rigore. Questa scelta io sinceramente non l'ho capita. Togliere il rigorista a 4 minuti dai rigori non l'ho capita sinceramente. Comunque, per fortuna nostra, questo rigore sbagliato da Khedira non risulterà decisivo. Meret para due rigori e ci permette quindi di andare ai sedicesimi, dove troveremo la vincente di Parma-Palermo. E ragazzi, non c'è nient'altro da dire. Finché il mercato non verrà finito, finché non completeremo la rosa, questo è. Abbiamo una rosa incompleta, assolutamente incompleta. Con tutto il bene, ma io, Mazzocchi, ragazzi, oggi ha fatto un paio di volte dove ha chiuso l'azione, l'ha buttata al settimo anello. Cioè, noi a livello di occasioni clamorose, che abbiamo fatto stasera? Il tiro di Lobotka da fuori al 93esimo, poi mi sono segnato il tiro da fuori di Politano, dove c'è stata una parata. Cioè, alla fine, se andiamo a vedere di occasioni clamorose, ma proprio che tu dici ti sei mangiato il gol, non ce ne sono state. Anzi, è il Modena che si è mangiato il gol nel primo tempo, quando ha buttato quel tiro in faccia a Meret. Cioè, e se dobbiamo parlare di una squadra che ha da recriminare qualcosa, secondo me quella squadra è il Modena, perché ha fatto due azioni e una volta prende la traversa e l'altra volta tira in faccia a Meret. Noi a livello di pericolosità offensiva, secondo me oggi quasi zero. Io non ho visto delle azioni così clamorose. Sì, abbiamo fatto dei tiri da fuori, dei tiri ci sono stati, ma se andiamo poi a vedere il succo, il portiere del Modena ha fatto parate molto facili, molto, molto prevedibili. Non ha fatto queste grandi parate che si prendeva la copertina della partita, ok? Quindi oggi, dal punto di vista offensivo, male, male, male. E ragazzi, non c'ho nient'altro da dire. Ah, una cosa la vorrei dire. Allora, calci d'angolo oggi. Cioè, Politano su tre calci d'angolo ne ha sbagliati quattro, tutti in bocca al portiere. Come al solito, il trattamento da parte degli arbitri non cambia mai, tutti gli anni. Oggi tre punizioni dal limite per il Napoli non fischiate, tre, non una, non due, tre. E noi ogni volta che facevamo un fallo meschino, subito gioco interrotto, il giallo ad Anguissa, sinceramente non l'ho capito, però ripeto, non ci hanno dato tre punizioni dal limite, tre, uno su Cavara, uno su Raspadori e il terzo, se non sbaglio, su Ngonge. Ah, poi tra l'altro nel secondo tempo, verso il 72esimo, Conte cambia anche modulo, entrano Olivera e Ngonge al posto di Spinazzola e Mazzocchi, quindi cambia gli esterni e si passa al 4-2-4, quindi il vecchio 4-2-4 che usava ai tempi del Bari, con Kvara e Ngonge laterali e in mezzo prima Simeone e Politano e poi Simeone e Khedira. Ok, quindi c'è stato anche un cambio di modulo negli ultimi 20 minuti, però a livello, come ho detto prima, di pericolosità offensiva siamo stati abbastanza sterili. Per fortuna ai rigori ci è andata bene. Quindi, ragazzi, stasera abbiamo sfiorato lo psicodramma. Siamo partiti benissimo, al 10 agosto proprio sarebbe stato il top partire con un'eliminazione dalla Coppa il 10 agosto. Ci siamo andati vicini così così. Bene. E quindi niente ragazzi, io mi rifaccio alle parole del DS Manna che ha parlato nel prepartita, sanno che la rosa è incompleta, meno male, meno c'è la consapevolezza, io spero
che questa settimana che adesso inizi ci sarà qualche novità, perché ce n'è urgentemente bisogno, ragazzi. Sabato a Verona, no, domenica, non mi ricordo. Comunque, il prossimo weekend andiamo a Verona, che tra l'altro oggi ha perso col Cesena in Coppa in casa. E già il Verona sarà una partita più difficile, perché noi abbiamo giocato col Modena, che è una squadra di Serie B. Col Modena lì sarà più difficile rispetto a stasera, quindi io mi auguro veramente che la squadra venga rafforzata con qualche tassello durante questa settimana. Speriamo che arrivi qualcuno. Quindi, detto questo, ragazzi, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, mi raccomando, che è totalmente gratis, e attivate la campanella. Detto questo, noi ci vediamo domani con il video del giorno dopo. Sempre e comunque, Forza Napoli, buonanotte, perché ormai adesso è un orario abbastanza tardi, quindi buonanotte a tutti, ci vediamo domani. Ciao!